Sed etiam hoc fecit, dice Cesare, ma ha fatto questo anche per un altro motivo. Quale? Cum regni cupiditate adductus esset. Anche perché è stato spinto adductus esset regni cupiditate, dall'avidità, dal desiderio di regno, cioè di regnare. Et quam plurimas civitates suo beneficio abere obstrictas volebat. C'è anche un'altra ragione, dice Labieno, e voleva, et volebat, tenere legate a sé, abere obstrictas, con i suoi benefici, suo beneficio, con la sua generosità, quam plurimas civitates, il maggior numero di popoli possibile, il maggior numero di popoli. Cesare è un po' perplesso e chiede a Labieno: non eres ita sunt, Labiene? Davvero le cose stanno così, Labieno? Ita sunt, Cesare. Le cose stanno così. Cum dumnorix as equanis impetravisset ne itinere Helvetius proiberent? Dopo che Dumnorige aveva chiesto ai sequani che non impedissero agli Helvezi il passaggio, letteralmente che non impedissero gli Helvezi nel viaggio, nel passaggio, itinere, in agros sequanorum et eduorum sine maleficio et iniuria transire ceperunt. Questi, riferito agli Helvezi, transire ceperunt, cominciarono a passare in agros sequanorum et eduorum nei territori dei sequani e degli edui sine maleficio, senza fare danni, et iniuria, et sine iniuria, e senza recare offese, cioè in maniera tranquilla, senza attaccare battaglia o fare saccheggi. E benché si tratti di un passaggio apparentemente innocuo, per Cesare questo rappresenta comunque un pericolo gravissimo. Magnum periculum hoc est. Questo è un grande pericolo, questo è un grosso rischio. Quale? Homines tam bellicosos et populi romani inimicos finitimos habere. È un grosso rischio questo, avere finitimos, cioè come confinanti, quindi avere ai confini homines tam bellicosos, uomini così bellicosi, così pronti a far guerra, e nemici inimicos, popoli romani, del popolo romano.